sarà il prossimo eletto del popolo? Non ci casca, e il prossimo campione dell'Iron Fist? Perché? Ci sarebbe un vincitore in questa merda. È solo un maledetto tritacarne per mettercelo nel culo. Stasi! Non fare cazzate tu. Il vento del nord sta arrivando, quindi ci vorrà un bel po' di gasolio per impedirvi di congelare. Qui ci sono $100 globali. Eccoli qua, li vedete? $100 globali a chi sopravvive un solo round contro Martial Law. Uno solo. Scordatelo! Non ci penso neanche! Un branco di codardi, ecco quello che siete! Ci vuoi provare, bello? Dentro. Lo farà a pezzi! Ultima chiamata. Nessun altro? Chiusa. Aspetta! Voglio iscrivermi. Che cosa? Non farlo, ragazzo! Ok. Segnati. Niente bagagli. Lo capisci? In bocca al lupo. È un morto che cammina! Sono con me. Come sapete, qui si lotta per le qualificazioni. 3 minuti per round, perciò date spettacolo. Per primo vai tu, grassone. Tutto ok? Sto bene. Io per niente. Che stai facendo? Me ne vado. Vegliacco. Ehi, lui è il prossimo, sbattilo dentro, forza! Ecco che arriva un altro sfortunato concorrente contro Martial Law. Law è al top della forma. Sì, è proprio lui! Ma sì, è vero! Ricordate il combattimento spettacolare in cui sconfisse Paul Finis in 28 secondi, indimenticabili! Io andrò all'Iron Fist e tu sei il mio unico ostacolo. Impara ad avere rispetto. Come la metti, la metti? Il ragazzo non ha niente per poter battere Martial Law. Quello fa a pezzi. È stata una sorpresa, però dobbiamo ammetterlo. Brutto colpo. Liberati. Non ci riesco! Se puoi respirare, puoi combattere. Sei battuto solo se sei tu a deciderlo. Ancora! Ah! 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 Ah!
Rispetto. L'hai sentito?